Sono Mauro Maioli, sono un ultra runner e oggi, grazie ad Endo Dream 2, ho realizzato il mio sogno. Allora, ci siamo pronti a partire sul percorso della Ultra Dolomites. Avrò l'onore e il piacere di essere accompagnato da tre grandi atleti, quindi Christian Insham, Elisabetta Lucchese e Francesco Trenti. E siamo equipaggiati con integratori e gel Volchem. Io personalmente ho portato tre gel, tre carbogel e tre barrette sempre di carboidrati, e sali minerali, acqua e gambe, tante gambe. Finalmente sono pronto per realizzare il mio sogno con Endo Dream 2. Grazie Endo, grazie a tutti gli sponsor. Siamo al 35esimo chilometro, quasi a metà del percorso, e ancora le gambe girano bene. Stiamo passando praticamente, adesso scenderemo e poi si risalirà e poi faremo l'ultimo pezzo scendendo. Al momento le sensazioni sono ottime e siamo ben integrati, abbiamo bevuto, mangiato, quindi va tutta alla grande. Allora, siamo quasi al 55esimo chilometro e ho un piccolo accenno di crampi. Ho superato una crisi intorno al 45esimo brutta. E dai, adesso le toro ci rifocilliamo, ci allineiamo di nuovo al progetto e andiamo avanti. Siamo a Passo Giau al 62esimo chilometro, mancano circa 14 km all'arrivo, però il percorso che avevamo deciso di fare, che è poi quello dell'Ultra Dolomite, purtroppo dà un forte temporale, quindi abbiamo deciso di allungare un pochino il chilometraggio ma scendere dalla statale. Quindi faremo circa 18 km per arrivare a Cortina, lo stesso arrivo dell'altro percorso, però lo faremo sulla statale. Il vantaggio è che forse evitiamo il temporale, lo svantaggio è che è tutto asfalto, quindi tutto asfalto con qualche chilometro in più. Siamo arrivati a Cortina, alla fine di questo viaggio fantastico di Endo Dream 2, e abbiamo raggiunto la distanza degli 80 km e in questa cornice speciale è andata molto bene. Ci sono stati dei momenti critici, come comunque avevo immaginato potesse succedere, e sono soddisfatto perché nel momento in cui ho avuto il sentore di essere arrivato fisicamente non ho mollato e ho comunque voluto finire quello che mi ero prefissato. Quindi io ringrazio tutti, è stata un'esperienza fantastica
e giornata speciale. Grazie mille e alla prossima.